I colori della dislessia, dai racconti di vita alle proposte didattiche. Le famiglie non devono aver paura di manifestare eventuali disagi riscontrati nei bambini. All'Istituto Comprensivo Achille Pace un convegno proposto dal Club Lions Tifernus di Termoli in collaborazione con la dirigenza scolastica. Importante tenere vivi i rapporti scuola-famiglia. Diversi possono essere i sentimenti che un disturbo nell'apprendimento suscita e può suscitare in un bambino. Ma durante l'incontro si è parlato di possibili soluzioni, di strategie attraverso strumenti compensativi e predisposizione di schede di percorso personalizzate. Noi vogliamo far conoscere il tema della dislessia e comunque dei disturbi specifici di apprendimento a tutti quanti. Vogliamo cercare di renderli condivisi affinché si intercetti il bisogno il prima possibile. Ecco, la nostra scuola che accoglie è una scuola che accoglie, nel senso che cerca di intercettare il bisogno da subito, a partire dalla scuola dell'infanzia, convinta in questo modo di offrire la migliore offerta formativa per il successo scolastico di tutti i suoi alunni. Ho voluto fortemente questo tipo di, più che convegno, diciamo riunione, incontro formativo e informativo, per riuscire a dare gli strumenti alle persone preposte, cioè agli insegnanti e anche agli stessi genitori, gli strumenti per poter riuscire a individuare la possibilità dell'esistenza di un disturbo del genere. Perché quando non lo si individua, il rischio è di, diciamo così, mortificare il ragazzo, perché dimostra intelligenza, ma nel contempo non riesce bene ad articolare la parola o la scrittura. E a quel punto, se non si riesce bene a identificare di che si tratta, si rischia di farlo chiudere in se stesso e aggravare le problematiche. Tema delicato e fortemente attuale, quello dei disturbi specifici dell'apprendimento, che non vanno affrontati come patologia perché non lo sono. Non vi è una regola generalizzata e standardizzata nell'approccio al caso, ma metodi personalizzati attuati tramite l'osservazione e il feedback di verifica. Di amore e attenzione necessari ha parlato Filippo Barbera, docente DSA specializzato in psicopatologia dell'apprendimento e nel metodo Montessori, ospite speciale del convegno. Il tentativo che si sta cercando di fare è quello di dimostrare con i fatti, con le esperienze e non solo con le parole che la dislessia non è una porta murata ma una porta chiusa a doppia mandata, cioè appena trovi le strategie e le soluzioni giuste veramente questi ragazzi possono dare tanto, e quindi oggi cerchiamo proprio di dimostrarlo anche attraverso la mia testimonianza prima di studente e poi di insegnante con DSA.